Presto arriverà il caldo. E con il caldo la siccità. I nostri campi saranno in pericolo, Shinty. Pensa se perdessimo il raccolto. No, non succederà. Il grande spirito ci manderà la pioggia. E in ogni caso, potremo farci aiutare da Catriel e dalla sua gente. Non aver paura. Peccato che non tutti i bianchi sono come loro. Sì, è vero. Però devi pensare che l'uomo bianco, dopo tutto, difende la sua terra, la sua vita. Proprio come abbiamo fatto noi e quelli che sono nati prima di noi. Comunque io credo che i tempi stiano cambiando. Non lo so. Sì, dopo tanto odio è arrivato il momento in cui indios e bianchi possono guardarsi in faccia con una fiducia nuova. Senza dover sempre combattere per ogni... Non lo so, Shinty. La storia del nostro popolo dovrebbe insegnarci che non ci si può fidare. Fra noi e loro non ci sarà pace. Parli come se non conoscessi Catriel e Milagros. Catriel e Milagros sono come un ponte che ha unito le due razze. Ma due persone sole non possono cambiare di colpo tanta incomprensione. Ma no, non si tratta solo di loro. Ci siamo anche noi, i loro figli. I nostri figli. La possibilità di costruire qualcosa di buono, un mondo migliore per i miei figli, è il più bel regalo che potesse farmi mio fratello Catriel. Scendi! Aspettavo, amico mio. La parola di un indio è sacra. Eccolo qui. Dici davvero? È per me. E per chi altri dovrebbe essere? Il più bel puledro del branco della collina per il mio migliore amico. Grazie, Catriel. Grazie. La mia amicizia con Catriel mi ha sempre fatto pensare che forse è possibile convivere in pace con i bianchi. Sei troppo fiducioso, marito mio. L'uomo bianco ha una natura ambiziosa e l'ambizione lo ha sempre spinto al tradimento. I bianchi non rispettano nessuno perché sono troppo egoisti. Loro adorano soltanto il denaro. È il potere. Sì. Però le tue parole sono ingiuste. Se dici così, accusi tutti. I bianchi non mi hanno insegnato altro. Perché loro hanno paura. Paura di essere diversi da noi. Hanno paura di perdere quello che hanno conquistato. Il giorno in cui i bianchi capiranno che non è un crimine essere diversi, che i nostri costumi, le nostre credenze sono degni di rispetto come le loro, che le nostre due razze possono convivere senza dover per forza rinunciare alle tradizioni dei nostri popoli. Solo quel giorno potremo cominciare a costruire un mondo nuovo, un mondo più giusto, come sognava la nostra Lien e come sognava anche Catriel. Proprio così, fratello. Catriel! Che sorpresa! Fratello mio! Io credo che un giorno il mondo riuscirà a cambiare e gli uomini potranno vivere in pace, perché non ci saranno più oppressori ed oppressi. Ne sono sicuro, fratello. Lo credo anch'io. Ma ho paura che noi due non vivremo tanto per vederlo. Sì, ma lo vedranno loro, i nostri figli, o i figli dei nostri figli, o i loro nipoti. Guardate laggiù. O i nipoti dei loro nipoti.
Anche se dovessero passare molte generazioni prima che questo possa accadere, le nostre lotte e i nostri sacrifici saranno serviti a qualcosa. Dobbiamo essere contenti, Scintilla. La vita è stata molto generosa con noi. Anche se il destino non ci ha risparmiato i suoi colpi e ci ha inferto tanti dolori, siamo ancora uniti. Come lo siamo stati sempre, fin da bambini. Sì, è vero. Le tue parole sono molto sagge. La cosa più importante, l'abbiamo sotto gli occhi. Infatti i nostri figli ci stanno dimostrando che niente ci potrà mai separare. E che la tolleranza è molto più forte dell'arroganza. Che la comprensione può molto più della violenza. Basta solo guardarli. Sono loro la nuova speranza della nostra terra. Quanto si divertono. Sembrano quasi fratelli. Sì, hai ragione. Cynthia è molto affezionata ai tuoi figli. Vieni, Rosalba. E i miei vogliono tanto bene ai tuoi. Abbiamo tutto quello che possiamo desiderare. Una bella famiglia, dei buoni amici e una terra tanto fertile. Io voglio ringraziarti a nome della mia gente per l'amore che hai dato a Aileen. No, non hai alcun motivo di ringraziarmi. Ho sempre considerato con grande rispetto la memoria della povera Lien. Mia figlia ha il suo stesso sangue. E il sangue di Catriel. Dico mia figlia perché per me è come se lo fosse. E sarà sempre così. Non hai idea di quanto voglia bene ad Aileen. I nostri popoli possono vivere in pace. Perché saranno proprio i nostri figli ad unirli. Zio Scinti! Tesoro mio. Piccola mia. Vieni qui da me adesso. Quando è che lo zio verrà a trovarci a Villa Speranza? Oh. Voi volete che venga? Certo, tesoro. Vediamo se tu sei più brava di me e riesci a convincere. Vediamo. Sì, sì, sì. Ti prometto che verrò al più presto. Somigli tantissimo a tua madre. Non lo sapevi? Lei era molto buona. Eh? Era molto buona e molto bella. Come te. Perché Milagros me lo dice sempre. E mi dice anche che non devo mai dimenticarlo. Anche se io non riesco a ricordarmi di lei. Beh, non ha importanza. La cosa più importante, Elena, è che tu la tenga sempre qui, dentro al tuo cuore. E questo è il modo migliore per ricordare qualcuno. Padre, zio Scinti! Sì, siamo qui, Lucrezia! Su, andiamo. Andiamo a vedere che cosa vuole Lucrezia. Ah. Amore mio, questo sarà l'inizio di un mondo migliore, di un mondo fatto di comprensione, di armonia e di pace. Ora c'è troppa tranquillità. Sì. Non sembra reale tanto silenzio. Dopo la battaglia della pappa. Una guerra. La guerra dell'amore. Se fosse così ovunque, i popoli non si ammazzerebbero tra loro. Gli uomini non farebbero dei loro fratelli i peggiori nemici. Rinaldo. Noi siamo in pace con tutti, tesoro. Perché non sperare allora che anche il mondo cambi come è cambiata la nostra vita? Perché non sperare che gli uomini si rendano conto del male che si sono fatti nel corso dei secoli? Io non ci spererei. Troppi uomini sono aridi di sentimenti e accecati dall'ambizione. E così si uccidono, come hanno sempre fatto.
inseguendo il miraggio di un mondo che ritengono migliore, senza capire che gettano via il dono più grande che Dio ci ha dato, la pace. Sì, hai ragione. Ma non dimenticare che il buon Dio ci dà sempre una seconda opportunità. Questo è vero e posso testimoniarlo. Se io ho potuto lottare contro l'inferno, allora può farlo chiunque. È ora di andare. Vieni, tesoro, vieni. Lo so che ti dispiace, Eleni. Vieni qui dalla mamma. Ti piacerebbe rimanere, vero? Ti dispiace. Coraggio. Che bello. Ecco, bravo. No, non ti dispiacere. Ricordati di mantenere la promessa che hai fatto a tuo nipote. Sì, sì, ho promesso. Verremo a visitarti. Fratello. Pace e fraternità fra i nostri popoli. Che il tuo Dio e il grande spirito donino la pace ai nostri popoli. Torneremo presto, tesoro. No. A presto, fratello. Ciao. Ah! Arrivederci. I popoli non hanno mai smesso di combattersi. È dalla notte dei tempi che gli uomini lottano per una vita migliore. È più che naturale. E quelli che purtroppo sono caduti sul campo, quelli che non hanno avuto la possibilità di essere liberi, hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità. Un nobile esempio che il tempo non potrà cancellare. Né il tempo né la vita. Perché quegli uomini e quelle donne, quegli eroi che si sono sacrificati, hanno generato figli che riusciranno a costruire un mondo migliore per le nuove generazioni. Un mondo più giusto. Che ve ne sembra, Matilde? Chi l'avrebbe mai detto, vero? Sì, proprio così. Proprio così. Non si può dire che la vita sia stata clemente. Ci ha inferto ferite così profonde, e non solo nel corpo, ma anche nell'anima, che non potremo cancellarle più. Però, tutto sommato, direi che ci ha ripagate. Ci ha dato la possibilità di essere diverse, di essere migliori. Solo superando le prove del destino si può essere orgogliosi di noi stessi. È difficile, ma ci si può riuscire. È possibile. Ma certo che è possibile. Col coraggio, con la speranza, si possono superare tutti gli ostacoli, ma bisogna avere fede in noi stessi e nei nostri ideali. Ne sono sicura. E noi, mia cara, ne siamo le prove viventi. Il mare è stato calmo per quasi tutta la traversata. È stata una fortuna. Mi sembra un sogno. Non riesco ancora a credere che siate davvero qui. Sì. Che cosa vi ha fatto ritornare qui così all'improvviso? Ci credereste? La nostalgia per i nostri cari amici. Mi capisco, con la nostalgia non si riesce a venire a patti. Sì, è vero. Ma vi prego, sedetevi, immagino che siate stanchi. Vado a prendervi qualcosa di fresco. Sì, accomodatevi. Oh, Dio mio, è davvero incredibile come sia cresciuto questo bel giovanotto. I ragazzi crescono, purtroppo il tempo passa per tutti. Sì, è vero, passa per tutti. Comunque io non mi posso lamentare. Dio è stato molto buono con me. Questi ultimi anni sono stati più felici della mia vita. Sì, è così. Però, a giudicare dalle lettere che ci avete spedito, suppongo che anche per voi sia stato così, non è vero? Sì, sì. In effetti ci è andata molto bene in Europa. Abbiamo avuto successo ovunque. E abbiamo messo da parte dei risparmi. Un giorno li abbiamo contati, poi ci siamo guardati in faccia
E senza dirci una parola, abbiamo capito che era arrivato il momento di tornare. Ah, ecco. Non posso crederci, cosa fai? Armando, amico mio! Armando! Oh, amico mio, come state? Che felicità rivedervi, Armando. Oh, ma tu sei il piccolo Luca. Gabriele. Manuela. Sì, Luca. Sì, è lui. No. Sì. Luca, ma sei diventato un vero ometto. Non mi sembra ancora vero. Siamo di nuovo tutti insieme. Sì, è così. E dove sono Romualdo e Rossana? Amata mia, vita mia, finalmente uno ad uno tutti i nostri sogni si sono realizzati, perlomeno fino ad oggi. E dobbiamo esserne contenti. Le nostre vicissitudini sono solo un triste ricordo ormai lontano nel passato. Perché adesso stiamo insieme, amore mio. Allora perché piangi? Perché questo triste silenzio che mi lacera il cuore e mi rende infelice? No, no, non piango di tristezza. Non piango per la pena. Le mie lacrime sono soltanto il segno di una profonda, insperata felicità. Il tuo amore e la tua dedizione meritavano di essere premiati. Il dono più bello che tu mi abbia fatto è il tuo amore senza alcuna condizione. Un amore che come il mio niente ha mai potuto scalfire. Anima mia, la vita, tutto ricomincia da capo. Da adesso e per sempre. Sì, sì, per sempre. Per sempre, amore mio. Eternamente insieme. Bravi! 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 Grazie. Bravissime. Bravi! 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 Vi prego, grazie infinite, grazie gentile pubblico. Siamo davvero molto onorati, però c'è una cosa che vorremmo dirvi prima di concludere questa magnifica serata. Noi due desideriamo mandare insieme a voi un grande, affettuoso abbraccio all'autore di questa bellissima opera, il nostro amato amico Catriel. Che sicuramente in questo momento starà sorridendo di felicità accanto alla compagna della sua vita, la sua adorata Milagros. Vogliamo fargli un bel applauso, sì. Sì. È stato un viaggio fortunato. Sì, che donna bella sorpresa. Parigi? La più bella città del mondo. Non mi aspettavo di vedervi qui a casa nostra. Dicono che va bene, Parigi. Non riesco ancora a crederci. Neanch'io, mia cara. La vostra ultimogenita mi ha lasciata senza parole. È così bella. Così affettuosa. Eh sì, è bella come la madre. Non solo è bella, ma soprattutto è buona come la donna che si chiamava come lei. Vero, Rinaldo? È vero. La piccola Rosalba è un angelo. Ma aspettate di conoscere Michele, il nostro ultimo figlio. Vi conquisterà. Un altro figlio? Mm-hmm. Beh, diciamo piuttosto un regalo del cielo. E noi due abbiamo accettato con grande gioia questa responsabilità. Ma è davvero meraviglioso. Lo conoscerete presto. È un bambino adorabile. Sì, ma un po' più tardi. Perché adesso noi due dobbiamo controllare Bruno che sta preparando la cena. E noi, tesoro mio, andremo a controllare i nonni. Ah, no, no, figliola, ti prego, tu resta qui. Resta a parlare con la tua amica. Grazie. Ah, mi raccomando, non bruciate niente. Non ti preoccupare. Ah, vi giuro, Armando, che non mi aspettavo questa splendida sorpresa. Così è la vita, Catriel. Ieri Londra, domani Parigi e poi dopodomani magari Barcellona. E oggi? Oggi la campagna del nostro amato paese. Allora ripartirete presto? No, non credo, Catriel, no. È difficile lasciare il posto che ci ha visti nascere. Resteremo qui. Sì, è vero, resteremo. Ne sono davvero molto felice. Da tanto tempo desideravo dirvi una cosa. Sento il bisogno di ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per Catriel. Non occorre, Milagros. Ormai è una vecchia storia. Proprio per questo, invece. Perché è passato. E se mio marito avesse preferito dimenticarlo, oggi non staremo qui insieme. Ah, non mi sembra vero, Armando. Io e Milagros finalmente insieme dopo quello che è successo, dopo tante lacrime. Grazie, amico mio.
Grazie. Sì? Sono io, Armando. Posso entrare? Ma certo, entrare. Eccomi, io non so cosa dire. La gente sta già entrando. Lo so. Tra poco si comincia. Lo so, Armando. Ma proprio non ce la faccio a presentarmi davanti a loro. Li avete visti? Sì. Sì, ho visto i miei amici, ho visto Rinaldo. Ho visto il mio adorato Giuliano. Li ho sentiti dire che sarebbero venuti. Crederanno di rivivere i tempi in cui c'era anche Milagros. Si illuderanno di rivederla in pista sul suo elefante. Vi assicuro, Armando, io non credo di poter sopportare il dolore di tanti ricordi, no? Nessuno vi chiede un simile sacrificio, Catriel, nessuno. E sentite, vi posso dire soltanto che il vostro lavoro è il più bel regalo che voi possiate offrire a tutta quella gente. Lì ci sarà Milagros. Ci sarete anche voi. Sulla scena rivedrà per lui la storia del vostro amore. È finita bene solamente grazie a voi, Armando. Non dovete ringraziarci, Milagros. Anche voi ci avete aiutato con la vostra amicizia. Evidentemente così era scritto. Siamo stati uno strumento del destino. Così è stato, così è e così sempre sarà. E i nostri figli seguiranno le nostre orme. E la vita li metterà alla prova. Per loro sarà diverso. Faranno tesoro della nostra esperienza. Non aspetterò che crescano per spiegare loro che la vita è troppo breve per permettere che qualcuno gliela rovini. Per loro libertà e indipendenza non saranno solo concetti astratti. E sapranno quanti sono morti per questi ideali. È bellissimo. L'hai fatto col filo di ferro. Il materiale non ha nessuna importanza. Anche un filo di ferro può essere bello. Non è vero? Bello come i tuoi occhi. Credo che avremo delle difficoltà ad andarci. Ah, chissà che questo incontro non lascia il segno. Voi che ne dite? Ecco. La parte più buona è quella vicino all'osso, avete capito? Lo zio Bruno, poverino, si è bruciacchiato tutte le dita per arrostire bene la carne. Che cosa hai detto, Catriel? Facci piano con le lodi, sono stato io ad arrostire la carne. No, a me non risulta. È vero, invece, posso testimoniare. Grazie. E io ho aiutato a fare la brace. Oh, non rubatevi il merito l'uno con l'altro, perché ognuno di noi ha fatto la sua parte. E adesso mangiamo. Ha ragione la signora Vittoria, facciamo onore al pranzo. Ah, sì. Ordinate altro, signora. La piccola Rosalba ha mangiato? Sì, anche troppo. Sta già dormendo. E Michele? Dorme anche lui come un angioletto vicino a Rosalba. Allora va a mangiare con tuo marito. Sono sicura che deve essere affamato. Grazie. E buon appetito a tutti. Grazie. A più tardi. Grazie. Grazie. Giuliano? Sì? Vuoi un po' di vino? Grazie. Catriel? Giuliano? Ah, Milagros. Il tuo fratellino ormai è un uomo. Ma certo. Da quello che ho sentito, un futuro avvocato di grido. Brindiamo a lui. Ah, bene. Anch'io, miei cari amici, vorrei proporre un brindisi, un commosso brindisi, per tutti coloro che sono e sono stati nostri amici. All'amicizia. Ai nostri fratelli. Ai nostri amici. Tenente,
Andiamo, state su col morale. Pensate che qui c'è una persona che... che è più di un amico, è un servitore a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Vi ringrazio, Germano. Penso di non avere il diritto, Paolo, di trascinarvi con me in una simile avventura. Smettetela, non ditelo nemmeno per scherzo. Non sono forse vostro amico? Uno dei migliori. Però, come dovreste ben sapere, la vita è troppo corta per permetterci di sprecarla dietro ai problemi degli altri. I vostri problemi sono i miei problemi. Credetemi, sono molto orgoglioso di potervi aiutare. Paolo. Paolo. Se non sbaglio, ti eri offerto di aiutarmi. Sì. Stavo pensando a Villa Speranza e sono stato travolto dai ricordi. Anch'io ci stavo pensando, ma lavoro ugualmente. Non mi stupisce affatto, mia cara. Tu sei una donna piena d'energia. Sei così, così efficiente. Così coraggiosa, intelligente, così incantevole. Sei talmente affascinante, amore mio, che sono pazzo di te come il primo giorno. Paolo, tesoro mio, smettila, non è il momento. Ma perché? Perché dobbiamo preparare le valigie. Ah, ma che vuoi che me ne importi, amore mio? Ho un'idea. Che ne diresti di lasciare tutto così e di finire i bagagli domattina presto, eh? Adesso... No. Voglio arrivare prima possibile. Non immagini quanto sia impaziente di rivedere la mia famiglia. Ma certo. È evidente che li preferisci a me. Che sciocco sei. Tu sei mio marito. Ah, sì? Voglio dividere con te ogni istante della mia vita. Credo che sia ora di chiudere definitivamente con il passato. Cominciano tempi nuovi, amici miei. Proprio così. Anzi, se voi me lo permettete, vorrei proporvi di fare un patto. Che i brutti ricordi siano cancellati dai nostri discorsi, da oggi e per sempre, nelle nostre famiglie. Sì, ben detto. Da parte mia ve lo permetto e lo condivido. Salve. Buonasera a tutta la compagnia. Ben arrivati. A proposito di amici, ecco a voi il più nobile esempio dell'amicizia. Il mio amato Bruno. Beh, grazie. Propongo un brindisi per Bruno. A Bruno. A Bruno. Ecco, cari amici miei, mi confondete. Dico davvero. Grazie per la tua lealtà. Beh, non so che cosa dire. Mi è venuto un nodo alla gola. Solo le persone sensibili si emozionano. La tua commozione ti fa onore, Bruno. L'amicizia è il sentimento più puro che possa provare un essere umano. E io posso testimoniarlo. Non sarei qui con voi se non avessi avuto dei veri amici. Ringrazio Dio che mi ha permesso di conoscere delle persone straordinarie. Che strano. Pensavo proprio a questo negli ultimi giorni, agli amici. In particolare, alla mia più cara e insostituibile amica, a mia sorella. Sì, è vero. Oltre che sorelle, siamo anche grandi amiche. Fratellanza e amicizia hanno uguale valore nella vita. Rendiamo grazie al Signore che ci ha fatto capire l'importanza di questo grande sentimento. Gabriele, non potresti scrivere qualcosa? Non so, una poesia o un romanzo, se preferisci, sul tema dell'amicizia. Che ne dici? Ma certo. Sto lavorando proprio a questo, Giuliano. Scriverò delle avventure e delle disavventure di due grandi amici. Figliolo,
Questa sì che è una splendida notizia. Merita un applauso. Oh, sì. Bravo. Bravo, Gabriel. Bravo. È la giornata delle sorprese. E un brindisi. E un altro ancora. Ah, certo. Un altro. Sì, proprio così. All'amicizia. 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 All'amicizia, il più nobile valore della vita. Vittoria. Stai già dormendo? No. Io ti volevo dire una cosa. Parliamone domani. Volevo solo dirti grazie. Grazie per quanto stai facendo per Rinaldo e per me. Ti auguro una buona notte. Non voglio essere un peso per mia zia, me ne devo andare prima possibile. Ah, no, non posso lasciarti andare via così. Non me lo perdonerei mai, Vittoria. Devo andare in un posto dove nessuno possa trovarmi. Aiutatemi a preparare le mie cose. No, cose. No, no. Io vengo con te, non ti lascerò sola. No. Non permetterò che abbandoniate mia zia, ha bisogno di voi. Vittoria, sarò più utile a te che a lei adesso. La signora Lucrezia potrà fare a meno di me, c'è suo marito con lei. Andiamo, lascia che ti aiuti. Tu non potresti mai farcela da sola. E non mi dire di no, perché sarei capace di seguirti dappertutto come se fossi la tua ombra. Grazie. 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 Giovanna, il vostro affetto mi dà la forza di continuare a lottare. Però dove andremo? Mi ha fatto bene parlare con voi. Ah, sei così, mi rallegro. Grazie. No, non mi dovete ringraziare. Vi ho già detto che siamo amici o no? Sì, è vero. Ti senti meglio, mia cara? Sì. Sì, anche se credo che avrei bisogno di dormire almeno per una settimana. Grazie, Matilde. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Ma cosa dici? Servono a questo le vecchie amiche, vero? Ma adesso dimmi, dove stavi andando in quello stato? Non lo so. Stavo fuggendo. Visto che è proprio l'amicizia il tema della nostra conversazione, io vorrei ricordare una persona che ha saputo comprendermi e perdonarmi come solamente può fare una vera amica. Io voglio ricordare mia figlia, la mia amata Carlotta, e voglio proporre un brindisi per il suo sogno che finalmente diventa realtà. Avrà quel figlio che ha tanto desiderato. A Carlotta. Questa notte non voglio dormire, Mariano. Non voglio perdermi neanche un istante di felicità. No, amore mio, dovrai dormire, devi riposare. Avremo tutta la vita per stare accanto a nostro figlio. Tu, io e tutta la nostra famiglia. Sì, la nostra bella famiglia, tesoro mio. Alla nostra famiglia felice e a questa notte. Ora vorrei proporre un brindisi finale. Sì, sentiamo, Maria. Alla mia migliore amica. Perché la vera amicizia, miei cari, è solo quella che sfida indenne il passare degli anni. È quella che abbiamo custodito nel nostro cuore, nonostante le incomprensioni e gli avvenimenti facessero temere che ormai la distanza sarebbe stata incolmabile. Ancora oggi io mi commuovo solo a menzionare il suo nome.
Ecco perché adesso voglio brindare alla mia migliore amica, alla mia sorella del cuore. A Vittoria. A Vittoria. A Vittoria. Mariano. Carlotta, metti giù quella valigia. Non devi fare sforzi, lo sai. Non ho intenzione di restare 9 mesi a braccia conserte facendomi servire e riverire. Ma io non lo dico per te, lo dico per mio figlio. Ah, bella egoista. Quindi di me non ti importa, eh? Oltretutto sei anche bugiardo. Sei bellissima. Anche se sei un po' scontrosa. Amore mio, questo sarà il più bel Natale di tutta la nostra vita, lo sento. Sì, lo credo anch'io. E la gioia e la felicità che proviamo adesso ci faranno dimenticare il passato. Questa parola non esiste per quanto mi riguarda. Esiste solo il futuro. Il nostro futuro. Carlotta, Mariano e Alessandro. No, no, Alessandro no, Amalia. No, Amalia no. Francesco, o no, Guido. No, nemmeno questo, io direi Martina. Eh? No, mi spiace, ma sono certo che sarà Antonio, o Ernesto, o Federico. No. Ma sì, no. No. Ecco, è tutto pronto, signora, come avete ordinato. E come al solito, mio marito non è ancora arrivato. Eccomi qui, eccomi qui. Niente paura, tesoro, sono tornato in tempo. Ho dovuto sistemare le ultime cose al giornale. Hai portato i miei saluti agli impiegati? Ah, sì, ma mi hanno preceduto raccomandandomi vivamente di porgerti i loro più sentiti omaggi. Bene, è tutto pronto? Sì, è tutto qui. Allora sarà meglio che cominci a caricare le valigie. Tua madre ha già preparato sì, la sua. Sì, è questa. Bene, sembra proprio che non manchi niente. A proposito, Ornella, dov'è mia madre? Non so dove sia andata, ma stamattina è uscita molto presto. Abbiamo lasciato tutto come quando c'era lei. Vi lascio sola per qualche minuto. Grazie. Questo. Vestita così non vi riconoscerà nessuno. Potete stare tranquille. Non so come ripagarvi per tutto quello che fate per me. Avendo cura di voi, figliola. E trovando finalmente la via che conduce alla verità. Aspettiamo qui. Sento che qui riuscirò a trovare la forza per non gridare quando la vedrò. Maria, ditemi, madre. Vostra figlia è arrivata.
Maria, di là stanno aspettando il mate. Che fai? Sogni ad occhi aperti? No, è solo che mi sono persa nei ricordi. Stavo pensando a una donna meravigliosa. A Suor Ilaria. Ah, sì, Suor Ilaria, certo, l'ho conosciuta anch'io. Una persona notevole, difficile dimenticarla. Amore mio, la nostra vita ricomincia da adesso. D'ora in avanti e per sempre. Sì, per sempre, amore mio. Eternamente insieme. Bravi! Bravi! Bravi. Grazie! Bravi. Molte grazie! Molto bravi. Bene, ed ora un applauso all'autore. No. Bravo, bravo, Catrone! I miei complimenti anche all'autore. Non fare il modesto, coraggio! D'ora in avanti e per sempre. Per sempre, amore mio. Eternamente insieme. Bene, così si fa. Complimenti, una recita davvero eccezionale. No, è la storia, è così dolce, piena di sentimenti. Ah, sì, un testo bellissimo, per due attori bravissimi. Beh, grazie, siete davvero troppo buoni, ma... Il merito è esclusivamente di Catriel. Ah. Le parole che ha scritto le ha sentite e vissute una per una. Sì, e questo si capisce. A proposito, avete intenzione di metterlo in scena a Santa Maria? Beh, questo... No, almeno non per adesso. Perché vorrei tanto che voi decideste di passare le feste con noi. Grazie, ne saremmo davvero felici, ve l'assicuro. Sarà un piacere per noi festeggiare il Natale in questa casa di amici. Sarà un Natale davvero indimenticabile. Sì, lo sarà anche per noi. E io vorrei portare qualcosa di nuovo per l'occasione. Si tratta di una nuova rappresentazione? No, no. Sarà una sorpresa. Fatto, ho caricato tutto sulla carrozza. Ma è strano, Carlotta e Mariano ancora non si vedono. Sì, strano. E non si vede nemmeno mia madre. Sta tranquilla, eccomi qua, sono arrivata. Ah, appena in tempo, mia cara suocera. Se aveste tardato oltre, avremmo perso il treno. Il treno? Sì, il treno. Bene, intanto io vado a portare i bagagli alla stazione. No, aspettate, aspettate, Paolo. Che cosa c'è, madre? Beh, ecco, io non sono affatto sicura. Non sono affatto sicura di voler viaggiare su quella macchina infernale. Non mi direte che avete paura del treno? No, certo che no, no. Madre. Non è paura, no, è panico. Certo, a voi questo fa ridere. Però io provo un vero terrore all'idea di salire su quel mostro d'acciaio che sbuffa fumo da tutte le parti e fa un rumore terribile. Madre, il treno è il mezzo più sicuro che sì, esista. Sì, sarà pure il più sicuro. Comunque io preferisco andare a cavallo oppure a piedi, ecco. Sono pronto a scommettere, signora, che quando vi sarete accomodata e non appena il treno si sarà messo in movimento, voi deciderete di non viaggiare più con nessun altro mezzo. Andiamo, fatevi coraggio. I tempi cambiano, signora. Allora, madre? Intanto vado alla stazione. Bene. Ora non mi resta altro da fare che incrociare le dita e pregare. Ecco fatto. Così va bene. Santo cielo, dobbiamo ancora preparare i regali. Dobbiamo sbrigarci, Maria. Ci sono ancora molte cose. Piano, piano. Ci passa? Sì, direi. Ma cosa sì. state piano. Facendo? Che cos'è questo? La sorpresa di Armando. Un albero. No, qualcosa di più di un albero. Un'usanza europea. Dovrebbe essere un abete, ma andrà bene lo stesso per simboleggiare il Natale. Simboleggiare il Natale? Piuttosto strana come usanza. Oh, dunque, se non sbaglio, Armando, l'usanza vuole che l'albero venga addobbato e illuminato con molte candele. Bravo, Catriel, proprio così. Questa sarà una notte di Natale indimenticabile. Sì. La più bella notte di Natale che sia stata mai festeggiata a Villa Speranza.